Tania, com'è andata, come sta andando, perché ancora è iniziata a Tursi questa mostra itinerante, ma davvero hai l'idea di essere presente nei 131 comuni lucani da qui a un anno, due anni, non so? Ma se il buon Dio mi darà la salute, perché no? Sono contenta a portare la storia di Claudio e sono contenta che il direttore dell'Eco, quindi Mario Lamboglia, ha scritto questo libro. Sono tanti traguardi. A Francavilla stanno facendo un concorso letterario, le scuole medie parteciperanno con un tema, invece le scuole elementari, quarta e quinta, con un disegno sempre in memoria di Claudio, quindi stiamo andando avanti. E spero, insomma, di raggiungere sempre di più altri paesi, anche altre regioni, per portare il nome di Claudio, il nome degli eroi, i nostri eroi. Ecco, abbiamo chiesto a Nicola Latronico le motivazioni di un impegno così forte, tra l'altro anche trovare pure diciamo, le parole giuste, rapportarsi, perché ogni giornata come questa è un po' diversa, cioè non è stereotipata. Ecco, come fai, Tania, a rigenerarti continuamente? Dipende chiaramente dal pubblico, dagli uditori. E infatti l'ho detto anche durante la conferenza, che ho avuto a che fare con ragazzini di prima elementare che al racconto pensavano fosse una favola davvero, invece quando si sono resi conto che era la realtà hanno iniziato a piangere. Ma io non è che sono stata brava, ho fatto la mamma e ho fatto vedere l'altro lato dell'Arma dei Carabinieri, raccontando le gesta che fanno tutti i giorni, anche aiutando i bambini, aiutando gli anziani. È importante questo, trasmettere a questi bambini i valori veri. Signor Generale, continua questo tour che potrebbe apparire atipico, invece è assolutamente un senso. Continua, ma con maggior vigore, come le ha detto, perché c'è un'aspettativa da parte delle comunità e dei giovani, per cui ogni incontro vede sempre più la presenza di ragazze, di scuole, di insegnanti, di comunità, e questa è una cosa bella, perché nel ricordo di Claudio Pezzuto e di Fortunata Arena, ecco, continuiamo un percorso sulla legalità che coinvolge le comunità lucane, i giovani di questa bella regione, per portare questo esempio di legalità, con la testimonianza anche dei carabinieri per il lavoro che fanno tutti i giorni. Signor Generale, traspare dai suoi discorsi, dai suoi interventi a Tursi, ma non solo a Tursi, che comunque le ritiene sostanzialmente la comunità lucana ancora sana, ancora piena di tanti valori. Lo conferma, una comunità sana, piena di valori, un esempio. E noi carabinieri siamo onorati e orgogliosi di servire questa gente, perché è una gente che merita la nostra vicinanza e il nostro supporto. Lo fanno i comandanti di stazione, lo fanno le compagnie, lo fanno tutti i presidi dei carabinieri presenti in ogni comune della Basilicata. Ci complimentiamo per il suo stile, quando ad un certo punto, quasi a voler condividere un po' una soddisfazione, ha chiamato il comandante della stazione di Tursi. E poi vorrei aggiungere, anche per farle rispondere, ecco, ha detto una bella frase, ha citato una frase, si parlava della scuola e lei ha detto che la mafia verrà sconfitta dalle maestre elementari. L'ha detto Gesualdo Bufalino qualche anno fa. E si parte dalle scuole, si parte degli studenti, dei ragazzi, e le maestre e gli insegnanti hanno un lavoro importante da fare insieme alle famiglie, insieme alle istituzioni, ma il ruolo degli insegnanti è importante. Ecco perché desidero fortemente che in questi incontri siano presenti le scolaresche con i rispettivi insegnanti. Ecco, i suoi comandanti di stazione, tutti bravi? Sono un presidio imprescindibile per le comunità, un riferimento, una sentinella e un valore aggiunto di questa nostra nazione. I carabinieri sono per le comunità patrimonio delle comunità, parte integrante di queste città, di questi paesi che ospitano l'arma. I comandanti di stazione si sentono portatori delle esigenze dei cittadini, questo è quello che fanno. Grazie. Grazie a lei, buon lavoro e complimenti. Grazie. Per quello che fa. Sindaco Cosma, Tursi, lei lo ha detto, vuole essere un po' diversa. In che senso?
Sì, vogliamo fare cose nuove, iniziative come queste dove si parla degli uomini e delle donne che hanno segnato le giornate e la storia delle nostre comunità contemporanee. Voglio che i giovani conoscano quello che i carabinieri, quello che gli uomini fanno per il bene delle nostre comunità, per il bene della nostra nazione, per prendere gli esempi giusti. Ed ecco perché Tursi ha scelto di essere diversa, di affrontare temi delicati, importanti, ma che servono per la crescita sociale, umana ed economica della comunità, e quindi continueremo su questa scia. Sindaco, potremmo dire, facendo un altro tipo di parallelo, va bene Dante Alighieri, ma va benissimo e ancora di più Albino Pierro. Assolutamente sì, va benissimo la cultura, i ragazzi devono conoscere la storia per non ripetere gli errori del passato, ma è importante conoscere Albino Pierro, dove da un piccolo paese è riuscito ad essere candidato per 3 volte al premio Nobel della letteratura e a portare un dialetto sconosciuto in giro per il mondo e farla diventare lingua. E quindi ringraziamo anche Albino Pierro per questa... per quello che ha fatto per la nostra comunità, e ringrazio Tania, l'Arma dei Carabinieri, la Chiesa nella persona di Sua Eccellenza il Vescovo per l'attivismo che profondono nella nostra comunità di Basilicata, e auguro a loro lunga vita affinché i nostri territori possano prendere questo bellissimo esempio che portano in giro. Ecco, brevemente, lei ha parlato molto bene della stazione dei Carabinieri di Tursi, del suo comandante e dei suoi militari. Certamente sì, è un bellissimo rapporto che loro hanno con le istituzioni, con me in particolare, ma soprattutto il rapporto che hanno con la gente. È bellissimo vederli passeggiare nella comunità, fermarsi a dialogare con i cittadini e non essere lì impoltroniti ad aspettare magari qualcuno che vada a parlare con loro. E questo significa conoscenza del territorio, conoscenza della gente e soprattutto far sentire la presenza dello Stato in mezzo al popolo, che è il valore più importante che un popolo possa ottenere. Grazie sindaco. Nicola Latronico, continuano questi incontri positivi, belli, profondi con delle scolaresche della Basilicata. Sì, buongiorno a tutti. Anche oggi noi abbiamo scritto qui a Tursi un'altra pagina di storia dell'Arma dei Carabinieri. Abbiamo onorato ancora una volta un esempio per tutti noi carabinieri, ma anche per la società civile, Claudio Pezzuto, medaglia d'oro al valor militare. Ma la cosa più bella è cogliere sempre quegli sguardi degli studenti seduti tra i banchi, attoniti, meravigliati a sentire questa storia, queste storie di grandi uomini come Claudio ed altri che hanno dato la vita o l'integrità fisica per amore del prossimo. E quindi sono sempre felice di partecipare e di essere anch'io un monitor per i ragazzi che ascoltano. Ecco, come si fa in ogni occasione magari a provare a dire qualcosa di nuovo, nel senso che tanti sono stati gli incontri, grazie alla tua persona, grazie ovviamente anche a Tania. Ecco, come tu, quali motivazioni hai per continuare in questo impegno? Le mie motivazioni sono, come ben sai Mario, vittima del dovere vivente dell'Arma. E sono da un anno Cavaliere della Repubblica e addirittura Delegato regionale per la Basilicata, e grazie alla voglia nel cuore e nell'animo di continuare a fare quello che ho fatto per tanti anni e che poi si è interrotto solo attivamente sul territorio, ma quando si ama sempre, non solo fino a quando conviene. Io ho sposato l'Arma dei Carabinieri facendo un giuramento e fino a quando avrò la possibilità, con tutta l'anima, cercherò di trasmettere quello che ho provato io quando ero nei banchi di scuola e per poi, diciamo, trasmetterlo ai giovani affinché ci sia sempre di più una società più civile, senza tanto male, ma soprattutto del bene. Ecco perché è questo che mi fa andare avanti, di vedere un giorno che questi ragazzi, ascoltando le nostre storie, i nostri interventi, le nostre lacrime anche, perché piangiamo pure, sia per loro un motivo per migliorare la società. Grazie. Grazie a te Mario.
Eccellenza, una bella mattinata, lei ha voluto sintetizzare dando dei messaggi specifici ai ragazzi e anche ovviamente ai loro educatori. Ma semplicemente recuperare il valore educativo di un gesto come quello di oggi. Parlare di Claudio Pezzuto significa parlare di una persona che ha preso sul serio la vita e che con la vita si è impegnato per servire i fratelli. Parlare di eroi diventa difficile e non solo, ma può sembrare un discorso fatto solo per alcuni. Parlare invece di una vita spesa per gli altri è possibile a tutti. Io penso che oggi abbiamo imparato questo, è possibile servire i fratelli, servire la comunità con il proprio lavoro, qualunque esso sia. Eccellenza, mi permetto di fare questa domanda un po' scherzosa. Il Vescovo è un po' un generale, almeno della diocesi, come responsabilità sicuramente sì. Il Vescovo da una parte è padre, è anche pastore, però è anche colui il quale è chiamato a governare la diocesi, è uno dei tre compiti specifici del Vescovo, per cui deve governare e dice il canone del codice di diritto canonico, come un buon papà di famiglia. Padre, ma un padre che governa, un padre che indica la strada, un padre che corregge i figli. In un certo qual modo c'è bisogno di questi papà oggi anche nelle nostre famiglie. Ha mai pensato ad una carriera militare? Ecco, qual è il suo approccio verso questa famiglia grande delle forze dell'ordine? Io ho rapporti molto belli con i carabinieri e stando a Tricarico avevo la fortuna di avere a fianco a me il capitano dei carabinieri. E sappiamo che ogni mattina prendeva il caffè, sì, l'ha raccontato questo aneddoto. Prendevamo il caffè sempre insieme e spesso capitava di pranzare insieme perché almeno due di questi erano giovanotti, non sposati, e la domenica eravamo senza cuoche anche noi e cucinavamo insieme. Però quando sono venuto qui a Tursi, in piazza, qui c'era il capitano di Tricarico in borghese che piangeva, per dire la verità del rapporto, molto bello, ma anche al mio paese c'è stato sempre un rapporto molto bello. Il rapporto tra i sacerdoti e i carabinieri diventa sempre un rapporto costruttivo, perché comunque hanno a che fare con la vita delle persone e anche con aspetti delicati della vita delle persone. Sono un po' le sentinelle della comunità, dal punto di vista spirituale noi, dal punto di vista più legale della giustizia loro. Ma i rapporti con i carabinieri sono ottimi. Io ho avuto già modo di dire in qualche altra volta che ho avuto l'opportunità anche di fare l'ordinario militare. C'era una possibilità che ho delicatamente, educatamente evitato, perché mi piace fare il prete e non i carabinieri. Grazie, grazie. Ecco, stiamo facendo un incontro davvero importante perché abbiamo qui davanti uno dei comandanti che ha avuto Claudio Pezzuto. È così, maresciallo? Sì, infatti, è stato un periodo breve, 2 mesi più o meno, comandavo la stazione di San Severino Lucano e per motivi che il comandante della compagnia ritenne opportuno mandarmelo 2 mesi da me, insomma, a cambiare aria. Ecco, ci può dire il suo nome e chiediamo scusa? Allora, io sono maresciallo capo Conte Vincenzo. Perfetto, ecco maresciallo, allora ci può raccontare come ha visto questo giovane pugliese che pian piano si stava inserendo in Basilicata, nella provincia della Basilicata? Dunque, innanzitutto ho visto un ragazzo molto intelligente, ha capito subito dove era e come stavamo tutti quanti, parlando con la gente del posto, con gli stessi colleghi, insomma, subito la situazione, entrò nel vivo del discorso e ci stette benissimo quel piccolo periodo che rimase con noi là. Ecco, sappiamo che lei la divisa non l'ha smessa perché pur andando in pensione continua ad essere un riferimento per tutti i carabinieri e tra l'altro si sta prodigando anche molto per Claudio. Sì, infatti, sono presidente della sezione che è intestata dallo stesso Claudio Pezzuto che ho voluto io personalmente intestare e adesso cerchiamo di fare un po' di servizio di volontariato, cerchiamo di renderci utili per il territorio, per i cittadini di Policore e non solo, anche i paesi limitrofi. Non guarirete mai dall'essere carabinieri? Infatti è una malattia che ci porteremo perenne, insomma, la pelle è stampata col marchio dei carabinieri. Grazie. Grazie a lei. Grazie.
benvenuti alla cerimonia di inaugurazione della mostra Storia del Carabiniere Eroe Claudio Pezzuto Moderno, che inaugura anche una giornata per la legalità sull'esempio di questo carabiniere, medaglia d'oro al valor militare. Prima di iniziare vorrei leggere un messaggio che ci è pervenuto da parte del generale Leonardo Carlitelli, che saluta il momento che ci apprestiamo a vivere. È stato il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri che ha curato la prefazione di un libro dedicato a Claudio, Quell'ultimo sguardo. Il suo impegno per ricordare Claudio è davvero meraviglioso. Il limpido eroismo di Claudio educa tutti noi alla legalità e soprattutto al sostegno di chi ci sta accanto. Bisognoso di aiuto e troppo spesso ignorato a causa dei nostri egoismi e dell'ipocrita interpretazione dei nostri doveri di uomini e di cristiani. Felice della vicinanza che sta manifestando in questo percorso il generale di brigata Rosario Castello, comandante della Legione Basilicata, e a quale va il mio personale saluto. La cerimonia di oggi, la giornata di oggi, è certamente carica di più intense emozioni per te, carissimo Alessio, che vivi ogni giorno l'eroismo del tuo papà, purtroppo fisicamente assente, ma sempre straordinariamente presente con il suo generoso sacrificio e il suo luminoso esempio. Ti abbraccio forte e con affetto, carissimo Alessio, Leonardo Carlitelli. E colgo l'occasione di dare un caloroso benvenuto ai giovani studenti delle scuole ITSET di Tursi e dell'Istituto Comprensivo, ai professori che li hanno accompagnati, perché a loro è dedicata questa giornata. Infatti poi li invito a intervenire quando vorranno a conclusione. L'evento culturale di oggi è organizzato e fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Tursi nella persona del sindaco Salvatore Cosma, che già ha avuto modo di ospitare in due occasioni la signora Pezzuto, e unitamente a Salvatore Cesareo, con il quale mi sono interfacciata per l'organizzazione dall'inizio, e l'assessore alle politiche sociali sarà d'Alessandro. Però un ringraziamento, diciamo, doveroso mi sento di doverlo dare al comandante della stazione Carabinieri di Tursi, Giampiero Ricciardi, luogotenente, perché ci ha coadiuvato in tutte le fasi organizzative di questa giornata, veramente gli va un grande merito. Quella di oggi è una nuova occasione per ricordare e onorare la memoria di Claudio Pezzuto e lo facciamo passando la parola al sindaco. Buongiorno a tutti e benvenuti e bentrovati soprattutto. Io voglio subito ringraziare Tania per aver scelto come sede itinerante Tursi, proprio perché è da anni che insieme a portavoce Salvatore Cesare, insieme all'amministrazione comunale, stiamo portando avanti i valori della legalità e gli esempi che i tanti carabinieri, in particolar modo Claudio, ha lasciato in eredità a noi tutti ed in particolar modo alla famiglia, ad Alessio che saluto affettuosamente. E il grande coraggio di Tania ci stimola sempre di più a noi amministratori che abbiamo la responsabilità della nostra comunità a fare sempre di più e meglio, in collaborazione chiaramente con l'Arma dei Carabinieri, che rappresentano lo Stato, rappresentano l'Italia, rappresentano i cittadini. E lo dicevo prima al generale Castello, la caserma dei Carabinieri di Tursi, il comando guidato dal comandante Ricciardi, funziona abbastanza bene nonostante i numeri ridotti dei militari che sono qui a Tursi, perché c'è una grande sinergia, una grande collaborazione con le istituzioni, ma una grande collaborazione proprio con i cittadini, vederli passeggiare in mezzo alla gente, non mostrandosi, sai, quando uno mette la divisa potrebbe mostrare quella forza, ma invece no, loro, diciamo, sono sempre presenti sul territorio, presenti tra la gente, cercando di fare quello che, oltre il loro lavoro, anche di dare conforto alle persone. Quindi ringrazio il comandante Ricciardi e tutto il comando.
comando della stazione di Tursi per quello che stanno facendo per la nostra comunità. Ringrazio Sua Eccellenza il Vescovo per la sua disponibilità che dà in queste attività importanti e soprattutto per l'attivismo che mette in campo, non facile, perché comunque la nostra diocesi è la diocesi più grande della regione Basilicata, ma per fortuna lui non sta mai fermo, è presente in tutte le comunità. Io lo vedo, diciamo, grazie ai soci, ma anche quando la mattina presto se ne va e la sera tardi forse rientra qui perché vive nella nostra città, ma l'attivismo anche proprio per la nostra comunità, per le comunità, ha ideato un incontro con noi amministratori dove insieme stiamo costruendo un percorso per dare vitalità a quelle che sono le risorse del nostro territorio. Quindi grazie Sua Eccellenza per quello che fate, non solo per quello che rappresentate per la Chiesa, ma per tutto il territorio, a partire soprattutto dalle nostre amministrazioni e dalle nostre comunità. Saluto e ringrazio Mario Lamboglia per essere nuovamente sempre a Tursi in ogni iniziativa importante che noi facciamo. Lui è presente qui come persona, ma anche attraverso la sua TV Leco, dove riesce a dare e a fare comunicazione per dire quello che si fa di bello e purtroppo quello che accade ogni tanto di brutto nelle nostre comunità. Saluto l'amico cavaliere Nicola Latronico, con lui condividiamo una grande amicizia oltre a questi importanti appuntamenti dove si parla di legalità, dove si parla di carabinieri, dove si parla di grandi esempi di vita che noi dobbiamo fare di tutto per trasferire soprattutto ai nostri giovani che attraverso la scuola imparano, ma che da qui a poco, soprattutto quelli dell'ITSET, che ringrazio per essere qui, la persona, la vicepreside, e insieme a tutti i docenti e agli alunni, si accingono ad arrivare poi a scegliere il mondo del lavoro oppure il mondo dell'università. Quindi queste giornate sono importanti soprattutto per voi, per i ragazzi della scuola media che fanno tantissime attività sotto il profilo della legalità, e quindi ringrazio i docenti che diversi appuntamenti coinvolgono i carabinieri, coinvolgono le amministrazioni, coinvolgono le associazioni sul territorio, proprio per avere una sinergia comune e combattere quelli che sono i fenomeni criminosi che ultimamente stanno attanagliando molto il nostro territorio. I giornalisti mi chiedevano se fosse bisogno di una ulteriore aiuto, che sarebbe la DIA, sul territorio, su proposta dell'onorevole Rospi. Io ho semplicemente risposto che il lavoro che già fanno le forze dell'ordine è tanto, ma che, diciamo, un elemento in più che possa aiutare, coadiuvare il territorio, cioè, non farebbe male, fermo restando quello che già si fa. E quindi noi dobbiamo essere di aiuto, di sprono, attraverso proprio questi appuntamenti, queste attività. E quindi Tania, grazie a quello che fai, pure se non, diciamo, vesti una divisa carabiniere, ma come se metti addosso quella seconda pelle di Claudio, lui la divisa la vedeva come la sua seconda pelle, tanto da, diciamo, rimetterci la vita e onorare sempre quella divisa e lo Stato. Proprio in quella giornata a Monte Cagnano Maiano, per difendere lo Stato, per combattere la criminalità, lui e il suo collega ci hanno, diciamo, rimesso la vita. Però ci hanno lasciato questa grande eredità che noi dobbiamo continuare attraverso la dimostrazione del museo che c'è qui e attraverso tutte le attività che svolge Tania sul territorio e i carabinieri. I carabinieri stanno attivando anche degli incontri annuali che fanno con le associazioni, in particolar modo con quella degli anziani, proprio per questi fenomeni che accadono, ultimi due in questi giorni tra Potenza e Matera, che sono accaduti. E quindi anche l'attenzione, ecco perché dico, i carabinieri tra la gente, i carabinieri tra le associazioni, quindi non solo quello che è il loro semplice dovere, ma anche vanno oltre, quindi incontrano le associazioni, incontrano le istituzioni,
istituzioni proprio per cercare di insieme eliminare questi fenomeni. Quindi veramente un grazie di cuore per la presenza del generale Rosario Castelli, per un'altra volta venire qui a Tursi, noi ci siamo trovati anche in altre occasioni, a Senise, proprio sull'organizzazione di altri eventi, quando ci fu l'insignito cavaliere Nicola Latronico a Senise, eravamo lì. Io vado su tutto il territorio, proprio perché noi organizziamo ogni anno la giornata della legalità, abbiamo avuto ospiti importanti che ci hanno raccontato le loro esperienze, le loro storie, bellissime storie, che poi ti portano chiaramente a raccogliere ciò che dicono e soprattutto a fare un buon uso degli esempi che tanti uomini e tante donne hanno dato e continuano a dare per la nostra patria e per il nostro Stato. Quindi avanti tutta, insieme, mano nella mano, e non diamo nessun centimetro a coloro che diciamo, operano nella criminalità mettendo, come dire, disagio sui nostri territori. È solo insieme, è sempre insieme che si vincono tutte le battaglie che ci vengono davanti. L'altro giorno, e finisco, sono andato con mio figlio a vedere un film al cinema che era per bambini e diceva: da soli si va più veloci, ma insieme si va lontano. Quindi insieme continuiamo su questa strada che arriveremo molto lontano e combatteremo la criminalità. Grazie per essere qui. Non so Tania se sei d'accordo, un po' una sorta di ripartenza, non perché tu
sei stata di una costanza e di una abnegazione straordinaria, però sicuramente il libro è stato utile perché ha fatto sì che la storia di Claudio potesse prendere, riprendere vigore e nuova energia. E mi rivolgo in particolare a voi ragazzi, anche se mi sono molto emozionato, molto imbarazzato, perché mi sento davvero piccolo, questa avventura, questa esperienza editoriale nello scrivere questo libro mi ha dato tantissimo, mi sta facendo conoscere e mi sta accompagnando in ambienti in cui davvero mi sento un po' una piccola formica rispetto insomma, alle personalità, alla qualità, allo spessore delle persone che mi trovo ad incontrare in queste occasioni. Io sono grato a Tania proprio per questo, perché mi ha spalancato un mondo, mi ha spalancato un orizzonte. I Carabinieri, lo diceva il sindaco, lo diceva Salvatore, no, vedi, il carabiniere, soprattutto se in macchina, dice la cintura, la revisione, le gomme, no? Invece poi approfondendo, no? Avendo anche una certa, diciamo, parlandoci un po', standoci un po' insieme, ti accorgi che i carabinieri sono davvero una grande famiglia, sono davvero una grande istituzione dietro una certa rigidità. Che festeggiare San Valentino con Claudio e invece un giorno poi furono celebrati i suoi funerali. E diciamo, la cattura di questi due latitanti passarono sotto 153 giorni, 153 giorni di ricerche ininterrotte per cercare di assicurare alla giustizia due criminali che avevano trucidato vergognosamente due carabinieri. Però da questa storia emerge anche una storia di grande forza e comunque dal dolore si passa alla forza e di fare memoria di quello che è stato, una memoria che si protrae per 28 anni e alla quale non si è sottratto nessuno, tra colleghi, amici o comunque chiunque abbia intercettato in qualche modo la storia di questa famiglia, perché poi in effetti c'è una famiglia più piccola che quella della famiglia Pezzuto, una famiglia più grande che quella di tutta l'Arma dei Carabinieri. E do la parola quindi ad uno di questi amici di Claudio, che anche lui è un membro della famiglia dell'Arma, brigadiere del capo, vittima del dovere vivente dell'Arma dei Carabinieri, cavaliere della Repubblica delegato regionale Basilicato Libri, Nicola Latronico, perché possa raccontarci la sua visione, diciamo, diretta di questo rapporto che c'era da amico, collega e adesso testimone di Claudio. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, un saluto particolare al tavolo della Presidenza, al signor Generale, Sua Eccellenza, ma Mario, il sindaco, grandissimo sindaco di Tursi. Sono molto emozionato questa mattina, sono state dette tante cose belle di Claudio, un grande eroe, ma in particolare lasciatemelo dire, un grazie commosso a Tania, che per me è come una sorella, grazie per avermi invitato a poter onorare ancora una volta il nostro Claudio, di tutti. Un abbraccio affettuoso a te Alessio, come sempre. Bene, io sono di Senise, ho avuto l'onore di stare qua un'altra volta a Tursi per la seconda giornata della legalità, insieme al nostro sindaco. Quello che vi posso dire io di Claudio è questo. Io, Claudio, ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo a Senise, perché lui ha fatto servizio a Senise. Era una persona speciale, un carabiniere da altri tempi, sempre sorridente, educato con tutti, amava il suo lavoro, la nostra divisa, e per me già quando andavo a scuola, perché io non ero carabiniere, era un esempio di comportamento delle forze dell'ordine, in particolare della nostra famiglia, dell'Arma dei Carabinieri. Un giorno ci siamo conosciuti per caso, anzi veramente ho fatto di tutto per conoscerlo, perché io sono stato sempre quello che suggerisco a tutti i ragazzi che sono qua presenti, che siete il nostro futuro.
quello di stare sempre vicino alle forze dell'ordine, di avere fiducia, la massima fiducia delle forze dell'ordine, perché nessuno vi mangerà mai, anzi vi ringrazieranno quando avete qualcosa da dire, da segnalare, per il bene di tutti quanti. Quindi io vedevo questo nuovo carabiniere che era a sinistra e cercavo, come avevo fatto amicizia con tutti quanti, sentendomi già da piccolo, da ragazzo carabiniere nel mio cuore, di farci amicizia. Ed è successo una mattina in un bar e lui con un sorriso mi ha salutato e poi ci siamo rivisti man mano. Poi lui viene trasferito a Ponte Cagnano e io divento un carabiniere e faccio servizio a Secondigliano a Napoli. Quindi ho avuto anche l'onore di portargli la biancheria che mi portava allo svincolo di Francavilla Zio Battista, che saluta affettuosamente come sempre, come un padre. E quindi ci vedevamo all'area di servizio di Ponte Cagnano, ci scambiavamo qualche parola, un abbraccio, la colazione. E poi per me è stato veramente triste e doloroso apprendere la notizia della sua morte, del collega Fortunato, di quel di Ponte Cagnano. Sognavamo di fare servizio insieme un giorno per l'amicizia e l'affetto che ci legava e la stima reciproca, e poi invece ci siamo ritrovati, lui medaglia d'oro al valor militare, la massima onorificenza dello Stato che viene concessa agli uomini che hanno messo a repentaglio la loro vita con il cuore e per amore della nazione, dei fratelli italiani. E io, vittima del dovere, privato della integrità fisica, anch'io per aiutare il prossimo. Infatti a noi ci accomuna e ci protegge sempre la Virgo Fidelis, che è la nostra protettrice. Oggi abbiamo Sua Eccellenza il Vescovo, che quindi è ancora più, diciamo, come dire, la nostra protettrice, che sicuramente in questo istante ci sta vegliando, come ogni giorno veglia su tutti i carabinieri. Perché vedete ragazzi, tutti i carabinieri che potete incontrare, avete già incontrato e incontrerete, sono stati seduti nei banchi di scuola come a voi. Anche noi, anche loro hanno ascoltato quando veniva una delegazione di carabinieri a parlare della legalità, a parlare di come se ci si comporta nella società per un mondo migliore. Quello che dovete fare voi da oggi, ma già lo fate sicuramente, dovete seminare il chicco della legalità in un solco che inizierà proprio da questa mostra di questo grande eroe che ha dato la vita per lo Stato, non pensando la sua cara moglie a casa, non pensando il suo bambino qui presente oggi, un po' più grande, a cui ho mostrato sempre affetto con il cuore, alla famiglia, tutti quanti, perché noi siamo anche la famiglia delle vittime del dovere. E quindi non dovete pensare a queste due o tre ore come non a fare l'interrogazione, che sono sicuro che non, per tutti non è così, ma è quello di pensare nel proprio animo: ma che sono però i carabinieri? Vanno a morire per noi, per salvare noi. La sera quando escono vedono le mogli, i bambini, i figli, gli danno un bacino, un saluto e si augurano, con l'aiuto dell'amico Fidelis, di ritornare la mattina seguente a casa. E quindi per vocazione fanno questo, ci proteggono a tutti. Claudio è la massima espressione, come dice la locandina, una giornata per la legalità sull'esempio di Claudio Pezzullo, cioè farsi da scudo per salvare ragazzi come voi, come me, come tanti altri. Ce ne vuole di coraggio, ma ha ottemperato fino alla fine con la morte il nostro regolamento e il nostro sacrificio di carabinieri ogni giorno, ogni notte, ogni istante per amore dei fratelli italiani. Hanno già detto tantissimo, volevo soltanto aggiungere questo, che è stato per me un onore immenso quella sera che ho incontrato a Mario al Comune per una conferenza sul femminicidio. E sapendo che era uno scrittore, io non lo conoscevo nemmeno, ma ho subito apprezzato le sue alte doti di giornalista e di moderatore in quell'occasione, dato che avevo detto a Tania: perché non scrivere un libro
della vita di Claudio, per divulgare a tutti quello che ha fatto Claudio, che poi rappresenta tanti carabinieri che lo fanno tutti i giorni. E gli chiesi: Mario, potresti venire a casa della vedova della medaglia d'oro, così magari, che ne so, facciamo un libro. Quanta gioia ho provato quando ho appreso che il libro si faceva, che il comandante generale, che questa mattina ha mandato il saluto, aveva apprezzato tanto questa cosa. Ed è così, mi sento, anch'io ho una piccola parte in quel libro, una pagina di storia dell'arma dei carabinieri, dell'intera arma dei carabinieri. Questa mattina mi manda i saluti a tutti quanti il presidente nazionale dell'Unibri, il cavaliere Giovanni Porcaro, Unione Nazionale Insignita al Merito della Repubblica, e ve lo do anche io come delegato regionale della Basilicata. E auguro a tutti un prosieguo della vita sempre e solo nella legalità e mai nel nero, sempre col sorriso. E non vado oltre perché ruberei tempo prezioso ad altri più importanti di me, personaggi che sono seduti qua. Volevo soltanto dire questo: rendo gli onori a Claudio Pezzullo, medaglia d'oro al valor militare. Ciao Claudio. Siete importanti nei vostri cammini, nelle vostre scelte.
nella quotidianità. Speriamo di donarvi un pochino di quello che facciamo noi, che io lo faccio quasi da 28 anni. A febbraio sono 28 anni che il mio Claudio e Fortunato Arena sono stati tu citati come da due bestie sanguinarie, perché solo così si possono definire queste bestie, non le riesco a chiamare persone. E la sera del 13 febbraio nell'obitorio di Salerno, parlo del 92, sono un poco grande, sono nel 92, mi sono detta non può finire così, quando ho visto Claudio in quella bara con il corpo di Grazia all'occhio, ho detto non può finire così, devo continuare, perché quando uno sposa un carabiniere sposa l'arma per prima, lo Stato, e per me, chiedo scusa alle altre istituzioni, l'arma è lo Stato. Sono impeccabili, sono persone di alto calibro, e quindi io ho sposato un carabiniere e non mi tiro il mulino, l'acqua al mio mulino, però è così. E quella sera mi sono detta voglio continuare anche per mio figlio Alessio, perché deve sapere, deve conoscere, visto che era piccolissimo, aveva 3 anni, oggi 31enne, quindi grande, abbiamo trascorso 28 anni senza l'affetto e l'amore di un padre. E io lo dico sempre nelle conferenze, da quel giorno io a mio padre non sono riuscita a chiamarlo papà, lo chiamo solo quando Alessio non c'è, per non fargli sentire questa mancanza. E però credo che l'ho tirato su come se ci fosse stato il padre, con i valori veri, i valori che soltanto chi sceglie la strada del bene può trasmettere. Io quella strada ho scelto e la seguirò. E quindi vedendo mio marito in quella bara ho iniziato, e nei vostri occhi a volte io vedo lo sguardo di mio marito, lo vedo, percepisco anche la paura, perché ci sono, abbiamo con questa mostra, noi siamo partiti da Noepoli, perché c'è stata l'intitolazione del Museo Storico di Noepoli a nome di Claudio, sempre alla presenza del nostro generale. E da lì è partita la mostra, un'idea che ha avuto il mio portavoce, perché così io l'ho definito dal primo momento, e Francesca Fasanini, un architetto molto impegnato, però mi sta dando una mano. Senza di lei, ho detto stamattina non ce la farei, non ce la potrei fare, perché gli impegni sono tanti e non, da sola non si riesce. E da lì poi siamo andati a Francavilla. A Francavilla abbiamo portato questa mostra, bambini, ragazzini che abbiamo incontrato, erano entusiasti di fare chi il carabiniere, chi il vigile del fuoco, chi il poliziotto, chi il finanziere. Certamente con i bambini più piccoli abbiamo adottato tipo una favola, però purtroppo non ha lieto fine. E mi è rimasto impresso qualche ragazzino che, dopo aver raccontato la storia, si è messo a piangere e ha detto non lo voglio fare io il carabiniere. Perché? Perché non voglio morire. E anche ho pensato di raccontare un'altra storia di questi uomini vestiti sempre di neri ma con un cuore grande. Quindi credo che li abbiamo
seguire questa la strada del bene, perché l'abbiamo detto anche nell'incontro a Tursi, dove era presente il Cavaliere Latronico, dove era presente Giovanni Montinaro, il figlio di Antonino Montinaro, il caposcorta di Falcone. Scegliete, ragazzi, da che parte stare. Sono due strade, il bene e il male. Se scegliete il bene, si avrà successo. Si avrà la sera quando vi addormentate con uno spirito diverso. Ma se scegliete la strada del male, o si finisce in carcere, che non ci sono speranze, o all'obitorio. Quindi io, dagli occhi che voi, che vedo stamattina, sono persone genuine, questi ragazzi, e continuate così, perché state dalla parte delle istituzioni, qualsiasi cosa, anche a livello scolastico, se qualcuno fa qualcosa, ditelo, non vi tenete dentro, perché si vive di rimorsi, si vive anche, ma l'ho detto, ed è brutto. Ringrazio per l'invito, saluto tutto il tavolo della Presidenza, ma anche quelli che stanno di fronte.
Io ho avuto la fortuna di fare il parroco a Francavilla per un anno e qualcosa, dopo la morte tragica di un giovanissimo sacerdote, Don Pinuccio Terracini. E quindi in quell'occasione ho avuto l'opportunità di conoscere la famiglia di Tania, il papà, ma anche di vivere un po' la testimonianza di questo giovanissimo carabiniero. Bene. Oggi cosa stiamo facendo? Mi rivolgo soprattutto a voi studenti. Mi seguite? Ci siete? Perfetto. Oggi noi stiamo vivendo un momento di memoria, che non è un semplice ricordo, perché il ricordo è qualcosa che attiene al passato, ma che non è presente oggi. Invece noi oggi stiamo facendo memoria della testimonianza di un uomo che ha preso sul serio non solo la propria vita, ma anche il suo lavoro. Perché teniamo presente questo, specialmente per noi del sud, andare a fare i carabinieri, il poliziotto, eccetera, è innanzitutto un lavoro. Poi, come diceva Nicola, diventa anche una vocazione, o per alcuni anche una vocazione, ma poi non è facilmente realizzabile, perché in generale fanno i concorsi, poveretti, ma poi vengono bocciati, non ci riescono nemmeno ad andare. Per cui noi cosa facciamo oggi? Facciamo memoria di un giovane uomo, perché un grande uomo, giovane, che ha preso sul serio il suo lavoro, la sua missione, ma anche quello che vuol dire la sua vocazione. Far memoria significa così: stabilire un legame tra il passato e il futuro, vivendo intensamente il presente. Quindi la testimonianza del nostro amico Pizzuto è una proposta per noi oggi. Quindi non siamo qui oggi a parlare di qualcosa che non ci riguarda. No. Oggi stiamo parlando, siamo all'ascolto di una testimonianza bella per noi. Come se lui fosse qui a dire: cari giovani, guardate che io credo in questo, lavoro per questo, vivo per questo. Bene, qual è l'insegnamento che ci viene oggi dalla testimonianza di Pizzuto? È possibile essere felici facendo fino in fondo il proprio dovere, cioè vivendo intensamente e nella verità tutto ciò che ognuno di noi è chiamato a vivere. Non siamo chiamati tutti a fare i carabinieri, perché, come diceva Tania, quella ragazza dice: no, io non ci voglio diventare carabiniere perché voglio vivere e non voglio morire. E non tutti siamo chiamati a diventare eroi. Dice: ma sai, ma tu non sei forte. No, io posso anche avere paura. No. Allora, l'insegnamento di Claudio è per tutti, o è per solo per i carabinieri? È per tutti, è per noi. Vivere intensamente e nella verità ciò che stiamo vivendo oggi. Per cui se io oggi faccio la seconda media e faccio anche i tirichetti, allora cosa faccio? La testimonianza di Claudio mi dice che devo vivere intensamente, profondamente, nella verità, la situazione che sto vivendo in seconda media, giocando a pallone, facendo il tirichetto, cantando e tutto il resto, oppure a 18 anni, a 15 anni, o facendo il sacerdote, o facendo il politico, oppure facendo il nonno. Ecco, allora, è un insegnamento per chiunque di noi, per me, vescovo sessantenne, ma anche per il chierichetto dodicenne. Ecco, allora, oggi siamo qui per imparare da Claudio a prendere sul serio la vita nelle cose che il Signore ci chiede proprio di fare, non in un'altra cosa. Io sarò eroe quando poi
si presenterà l'occasione, no? Perché se tu non sei abituato a vivere eroicamente il quotidiano, al momento opportuno non diventi quello che sei. Cioè la testimonianza dei santi dice proprio così: vivere, fare in modo tale che il quotidiano diventi eroico e l'eroico diventi la testimonianza quotidiana. Ecco qui, l'eroismo non è solo per alcuni e non è solo per alcuni momenti, è la forma abituale con cui vivere il presente. Se viviamo così presente, cari giovani, non ci annoieremo mai, non ci annoieremo mai, perché la vita è una continua sfida. E se la vita è una continua sfida per raggiungere le mete alte, Tania diceva bene, per raggiungere le mete alte, allora capite bene che una sfida così piace a tutti, e a tutti piace vincere, e a tutti piace vincere, e nessuno si sentirà mai, mai sconfitto. Allora rispondo alla domanda: ma la Chiesa allora che fa di tutto questo? Ecco, la Chiesa vuole semplicemente accompagnare le persone, a iniziare da voi più piccoli, e voi lo sapete, è vero, che vi accompagniamo e vi vogliamo bene e veramente diamo il tempo per voi, a iniziare da voi, accompagnare le persone da quando sono piccoli a vivere in verità e in intensità tutti i momenti della vita. Allora avremo carabinieri bravi, sacerdoti bravi, sindaci bravissimi e tutto il resto. Altrimenti ci ritroveremo sempre a rincorrere le situazioni della vita. Io sono abituato a non lamentarmi, proprio a non lamentarmi. Sapete una cosa? Che la mafia non esiste, esistono i mafiosi. Non esiste la felicità, esistono le persone felici. Voglio dire, non esistono i concetti, esiste la realtà. Allora, quando non ci sarà più la mafia, quando non ci saranno più persone mafiose? E voi dite, e com'è possibile se ogni persona vive coerentemente, correttamente, intensamente, se tutti viviamo così, alla fine non ci sarà più la mafia? Io spesso mi capita di dire così tanto: se fossimo tutti santi, non ci sarebbe bisogno nemmeno dei carabinieri, signor generale. Se fossimo tutti, immaginate tutto come San Francesco. Aspettate, San Francesco convertito, che quello di prima, non è che era proprio bravissimo. Se fossimo tutti come San Agostino convertito, a Madre Teresa di Calcutta. Noi più anziani ci ricordiamo, Madre Teresa di Calcutta ricevette il premio Nobel per la pace. Una mingherlina, una navettietta, premio Nobel per la pace, eppure non era andato mai a fare la pace in Iran o a combattere, no, perché aveva pregato per la pace, e non solo, perché aveva costruito luoghi di pace curando i malati. Vedete quanto è semplice la vita e quanto è bella la vita. Ecco, la Chiesa collabora con lo Stato senza sostituirsi a nessuna parte dello Stato, ed un patto, accompagnando, volendo bene e costruendo luoghi di pace, di amicizia e di amore. Io auguro a voi e a me di vivere così. Grazie. Concretamente portare avanti la memoria di Claudio, e in particolare
particolare l'impegno dell'Arma dei Carabinieri, così come avvenne per Claudio, si protrae in luoghi che sono impensati. Basti pensare che la strage di Faiano è avvenuta all'interno di una piazza, il luogo più intimo di una comunità, quello dove forse l'abitare si porta verso l'esterno, è come se fosse una casa a cielo aperto. E il luogo dove poi furono trovati questi criminali era una casa, quando addirittura si doveva appunto cercare di prenderli, quindi di arrestarli, si era fatto addirittura il conto di quante vittime sarebbero potute essere, perché l'operazione andasse a buon fine. Fortunatamente non fu necessario spargere altro sangue, perché si consegnarono volontariamente. E allora viene spontaneo chiedersi qual è il ruolo di un carabiniere oggi. In una presentazione il Rodolfo Viserti, presidente della Camera Penale, parlava di eroi loro malgrado, cioè tutti i carabinieri loro malgrado sono degli eroi, perché non si sceglie di essere eroi, ci si ritrova con le scelte che vengono fatte al momento. E quindi cosa vuol dire essere carabiniere oggi? Sull'esempio di questi eroi loro malgrado, come Claudio e Fortunato. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per questo invito, ma io vengo sempre a volentieri, come lo sapete, sono felicissimo di queste iniziative e faccio un applauso alla signora Tania e a tutta la squadra che ha creato per questo percorso di legalità che si sta portando avanti oramai da parecchio tempo. I cartelloni qui lo dimostrano, c'è una storia che parte da Claudio ma continua, e questo è l'obiettivo di Tania e di Alessio, che vogliono che questa storia continua e che si rivolga soprattutto ai giovani. E io sono ancora più contento perché in questo percorso sono coinvolta le comunità, con i giovani, gli insegnanti, i sindaci. Grazie signor sindaco anche per questa iniziativa qui a Tursi, e grazie a sua eccellenza vescovo Bonofino, che è sempre vicino all'acqua, vicino alla popolazione. Noi sappiamo tutto quello che fa, noi restiamo vicini tutti quanti, eccellenza. E quindi questo è un altro momento per rivederci, partiamo di questa tragica storia di questi due ragazzi trucidati, l'abbiamo detto ogni volta, per ricordare la loro memoria e fare testimonianza rivolta ai giovani per il rispetto delle regole, il senso del senso civico, il senso di cittadinanza, il senso di solidarietà. Partiamo da Claudio per parlare della legalità, la giornata della legalità, questo è il tema. Io voglio ringraziare il nostro brigadiere Capo Antonio, che fa parte di questa squadra da sempre, la moglie che è sempre vicino a noi in questa iniziativa, lo fa con tanta competenza, anche con riferimenti di storici importanti per i giovani che si affacciano, ecco, sì, a questa realtà. Vorrei fare un applauso al comandante di stazione, che prego di avvicinarsi qui al tavolo della presidenza. Applauso al comandante di stazione
per quello che fa, perché vive la realtà di questi posti e perché col suo esempio ricorda i nostri carabinieri caduti come Claudio, come Fortunato, e perpetua questo ricordo. E questo incontro è per voi ragazzi, e per soffermarci su questi concetti, su questi valori, su quello che abbiamo detto, fare memoria e fare testimonianza. Grazie ai dirigenti scolastici, grazie ai docenti che siete qui presenti, grazie ai ragazzi e per la partecipazione viva, sentita in questi momenti importanti, importanti per la comunità, per la crescita, attorno a questi valori che abbiamo appena detto. Il vostro contributo è importante. Parlavamo prima di mafia e di mafiosi, quindi delle persone. Diceva uno scrittore, Gesualdo Bufalino, che la mafia sarà vinta da un esercito di maestre elementari. Questo per dire che si parte dalle scuole, dall'educazione, dalla formazione, dai valori che nelle scuole, partendo da quelle elementari, si possono trasmettere. E oggi questo stiamo facendo. Trasmettiamo questi valori, parliamo di questi riferimenti per ciascuno di noi. Un plauso quindi alle scuole, alle maestre, agli insegnanti, ai docenti per una grande partecipazione che io vedo a questi eventi insieme alle comunità, insieme alla popolazione, insieme ai nostri carabinieri in congedo che sono parte attiva di questo progetto e che sono qui presenti. Ecco, questo volevo dire e ringraziare Tania e Alessio per questa vivacità, per questo impegno che continua, da tanti anni, 28 anni sono tanti. Eppure siamo qui. Arricchiamo questo percorso con nuovi articoli, nuovi pannelli per dire che la storia di Claudio continua e deve continuare. E siamo tutti protagonisti di questa storia, perché la viviamo insieme, la raccontiamo, ci ragioniamo intorno a questi fatti. Ecco, quindi io sono presente, cara signora Tania, lo dico con il cuore, perché credo tanto in questo confronto con i giovani, con i ragazzi, con le popolazioni, con le comunità, e per dire che l'arma è presente di giorno, di notte, e che mette ogni carabiniere sa di mettere a rischio la propria vita. Questo è l'unico lavoro in Italia in cui il carabiniere si assume il rischio di donare la propria vita come gli altri, e questo bisogna ricordarcelo. Ecco, i nostri ragazzi quando sono fuori per strada, come è successo a Claudio Fortunato, fermano per un controllo la macchina, all'interno ci può essere un delinquente o latitante che piglia e spara. E noi accettiamo questo rischio. Lo accettiamo per i cittadini, per la gente per bene. E lo facciamo con orgoglio, perché siamo orgogliosi di fare questo lavoro, di mettere la nostra vita a disposizione per i cittadini. Ci crediamo tanto in questo. E crediamo in questo forte rapporto con le comunità, che è una cosa unica nell'ambito della nostra nazione, questo vincolo stazione carabinieri comunità lucane in questo caso, che è una cosa fortissima, una cosa molto bella, molto virtuosa. Facciamo l'esempio in tutta Italia di questo forte senso di comunanza che ci abbiamo. Grazie, auguri a voi ragazzi per il vostro futuro. Possiamo aprire un breve dibattito se ci sono domande da parte dei giovani studenti. Dagli anziani, se non parlano i giovani. Prego. No, grazie. Voglio dire proprio due parole. Allora, quello che voglio dire
dire io, bellissimo, quello, complimenti per tutto questo che vi fate. Cioè, io partecipo sempre alle riunioni, l'altra volta nel comune, tutto quanto, cioè mi fa, diciamo, ringraziamento. Non parlo, anche quando si parla di legalità, vado a nozze, diciamoci in questa cosa, però io penso che non è solo la legalità, bisogna metterci qualcos'altro insieme alla legalità, la giustizia sociale, problemi etici, morali, di convivenza civile, di disuguaglianza sociale, cioè tutte queste cose della povertà della gente, tutte queste cose portate in ambito scolastico insieme a questo organismo, io credo che bisogna fare proprio forse un corso educativo ai giovani in modo tale che affrontando tutta questa problematica nel loro insieme noi possiamo concorrere ad avere una migliore, diciamo così, comunità e quindi, diciamo, un mondo migliore. Grazie. In maniera coraggiosa, perché
che non è semplice non farvi ascoltare più la voce del proprio papà, quindi il coraggio e la legalità sono binomio perfetto per avere una vita pura e tranquilla. Se non ci sono altre domande, vorrei dare l'opportunità ai ragazzi che devono rientrare, soprattutto della secondaria di primo grado, di visionare la mostra. E quindi ci alziamo e diamo la possibilità ai ragazzi di poterla vedere, e poi se mai se hanno delle domande da fare le possono fare. Io voglio solo una riflessione. Vabbè, non ci sentiamo così, stiamo più buoni. La riflessione è questa, e lo faccio agli studenti, proprio perché bisogna fare le cose diverse, altrimenti se tutti facciamo le stesse cose restiamo fermi. E qual è la cosa diversa? Queste giornate che noi organizziamo, e che ringrazio coloro che ci danno la possibilità di essere diversi oggi, perché oggi si parla di un tema, di esempi che sui libri non li trovate. E se i docenti e voi oggi non vi portate a casa l'esempio di Tania e l'esempio di Claudio, questa è una giornata sprecata, perché sui libri ancora troviamo che Cristoforo Colombo ha scoperto l'America. È una cosa bella, perché non conosceva l'America grazie a Cristoforo, ma era un'entità che già c'era. E poi Cristoforo Colombo, oggi l'America si arriva con l'aereo, non si arriva più con la Nina, la Pinta e la Santa Maria, è superato. Cioè io lo devo sapere, sì, ma oramai si sa che Cristoforo Colombo si è aperto la mente, però non si sa che Claudio, che Fortunato e che tanta altra gente ha perso la vita per onorare la divisa e per onorare lo Stato e soprattutto per onorare le comunità e i cittadini. Queste sono le cose importanti, che poi si viene a dire facciamo l'educazione civica, impariamo gli articoli della Costituzione. Quello deve essere una cosa normale, uno deve fare, conoscere le leggi, conoscere gli articoli della Costituzione, deve essere normale per tutti quanti i cittadini. Già dal primo giorno che si va all'asilo uno deve conoscere la Costituzione e le leggi, perché poi quando si diventa uomini a 18 anni, a 20 anni, bisogna essere già costruttori di pace, di legalità e di tutto quello che abbiamo detto oggi. Quindi invito i docenti a non fossilizzarsi solo sulla materia, sulla matematica che è importante, sulla geografia, ma ogni tanto prendersi 10 minuti e prendere il libro, la storia di Claudio Pezzullo e di tanti altri uomini e donne che hanno servito e onorato la nostra terra, e dire questi sono gli esempi da seguire, proprio come ha detto Tania, per sconfiggere il male ci vuole il bene, e per diffondere il bene bisogna prendere gli esempi. Quali sono gli esempi importanti che la storia ci ha donato attraverso questi uomini, attraverso l'arma, attraverso la Chiesa, attraverso le istituzioni? Prendere di esempio il sindaco Bravo, e non il sindaco che se ne va in galera domani mattina o non fa nulla per la propria comunità. Bisogna prendere di esempio il vescovo che fa il suo lavoro bene, che profonde il bene delle comunità e ovunque va, che regala sorrisi, che regala felicità, che regala gioia. Questo è quello, è l'invito che io faccio in tutte le occasioni che noi abbiamo e che ci vengono donate dalle persone. Perché vengono a Tursi? Perché scelgono Tursi? Perché Tursi ha scelto di essere diverso dagli altri paesi. Tursi ha scelto di combattere la legalità, ma di essere di esempio per la legalità, a partire dal primo cittadino che è il sottoscritto, alle scuole e così via. Quindi facciamo tesoro di queste opportunità e continuiamo ad essere diversi.